Nella vecchia fattoria, ia ia o, dove c'è questo spia, ia ia o, c'è questo spia, un orticello, un carregisto, un portacello, un cervicillo, per la via, ia ia o. Nella vecchia fattoria, ia ia o, quante bestie ti ho portato via, ia ia o, c'è la cabra, 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 nella vecchia fattoria, ia ia o, guarda il caso al carrettino, ia ia o. Allora, prima che si sbranino facciamo una cosa. Cosa abbiamo? Cane, cani, cani, gatto, pappagalli, niente. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Dio mirabile in tutte le sue opere, sia con tutti voi. Sia all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche. Parola di Dio. Carissimi fratelli, invochiamo la benedizione di Dio su tutte le creature che Dio ha creato. Per l'uomo. Proprio oggi la liturgia ci invitava a meditare questo. Quindi, innanzitutto sale a Dio la nostra lode. Dio ha creato per l'uomo e lo ha posto sulla terra per esercitare il suo dominio su tutti gli animali. Celebri la gloria del suo creatore. Uniamoci al cantico delle creature e diciamo insieme: quanto sono grandi le tue opere, o Signore? Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Sì, benedetto Signore, che hai messo gli animali a servizio dell'uomo come aiuto nella fatica quotidiana. Sì, benedetto Signore, che nei gigli dei campi e negli uccelli dell'aria ci hai dato un segno della tua benevolenza e della tua provvidenza. O Dio, fonte di ogni bene, che negli animali ci hai dato un segno della tua provvidenza e un aiuto nella fatica quotidiana, per intercessione di Sant'Antonio Abate, fa che sappiamo servirci saggiamente di essi, riconoscendo la dignità e il limite della nostra condizione umana. Per Cristo nostro Signore. Amen. Tra le casse e i ferri rotti, ia ia o, dove i topi sono crassotti, ia ia o, c'è un bel gatto, miau, 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 la vecchia fattoria, ia ia o, sempre grasso e tanto grosso, ia ia o, tutto sporco e più non posso, ia ia o, c'è il maiale, iale, iale, c'è un bel gatto, gatto, miau, gatto, gatto, miau, gatto, miau, gatto, 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 capra, 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 nella vecchia fattoria, ia ia o, ia ia o, alle prese con il nostro, ia ia o, c'è un bel cane, nella vecchia fattoria, ia ia o, tra le belle c'è un trattore, ia ia o, la macchina che rumore, ia ia o, c'è la tromba, 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 cane, 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 c'è un maiale, iale, 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 c'è un bel gatto. Allora, il Signore sia con voi. E per intercessione di Sant'Antonio Abate, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Il Signore vi benedica e vi custodisca sempre. Andate in pace. Bella ragazzi, grazie della visualizzazione, qui il vostro capo di Mao 004, sempre allerta che vi parla. Rieccomi qua in un nuovo video. Questa è una nuova puntata del catalogo
vi racconto una storia. Yeah, la gioia proprio. Infatti, dopo che abbiamo trattato Santa Lucia da Siracusa, di cui abbiamo assistito a una bellissima processione che è ritornata dopo 2 anni di stop, andate a vedere il video che ho fatto, non ve ne pentirete perché l'ho fatto veramente in una maniera decente. Oh! Wow! Fuochi! Bellissimo! Dire, dopo aver trattato Santa Lucia, adesso è arrivato il momento di trattare una delle figure religiose più note del cristianesimo, per l'appunto, e stiamo parlando di Sant'Antonio Abate, non Sant'Antonio da Padova, la cui storia è stata narrata il 13 giugno 2020, ovvero 3 anni fa. Che dire, se siete non cattolici e volete darvi una formazione atea barra agnostica, non azzardatevi a guardare questo video, e se siete cattolici, come me d'altronde, mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo. Accomodatevi in sala, i biglietti sono gratis e non costano mica l'ira di Dio. Infatti, vorrei tanto parlarvi della storia di Sant'Antonio Abate. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Cominciamo dal principio. Antonio nacque a Cumans, in Egitto, il 12 gennaio del 251 da agricoltori cristiani di condizione agiata. Antonio rimase orfano durante l'adolescenza. Non essere triste, sorella. I nostri genitori ci hanno lasciato discrete ricchezze. Non avremo problemi per vivere, ma la loro presenza era di grande conforto. E di problemi ne avrai ancora di meno. Hai già fatto venire uno scriba e tu sarai l'erede di tutto. E tu cosa farai? Io mi ritirerò nel deserto. L'amore di Dio mi chiama. Là lavorerò per mangiare e il Signore non mi farà mancare nulla. Sebbene si ritrovi con una sorella più piccola di lui, cui prestare attenzione e un patrimonio da amministrare, non fa proprio come Edgar degli Aristogatti che vuole tenere tutto il patrimonio per sé. I gatti ereditano per primi e io vengo dopo i gatti. Io dopo. No, non è giusto. Capirai, ogni gatto vivrà circa 12 anni, non posso aspettare, ogni gatto ha 9 vite. E così 4 volte 12 moltiplicato per 9, no, è un po' meno. Comunque è molto di più di quanto vivrò io. Me ne sarò andato. No. Oh no, se ne andranno loro, troverò il modo. Ho miliardi di motivi per trovarlo. Tutti quei soldi. Miliardi. Quei gatti devono sparire. Segue il richiamo evangelico, che impone di regalare tutti i propri possedimenti ai poveri, proprio come fece San Francesco d'Assisi qualche secolo dopo Sant'Antonio Abate. Così, dopo aver distribuito ogni suo bene ai mendicanti, lascia la sorella in una comunità e si dedica a una vita solitaria come altri anacoleti che vivevano nei deserti vicino alla città. Antonio si dedica a una vita di castità, povertà e preghiera. Durante una visione, anche lui vide una visione come Santa Lucia. Antonio vide un eremita che passa le giornate intrecciando una corda e pregando. Deduce quindi la necessità di impegnarsi in un'attività concreta. Non abbandona la sua vita ritirata, ma si dedica comunque al lavoro che è necessario per sopravvivere, per aiutare i più bisognosi. Non mancano le tentazioni che gli fanno dubitare sulla reale utilità di un'esistenza solitaria.
viene persuaso a perseverare nella sua missione da altri eremiti. Questi gli suggeriscono di staccarsi dal mondo in maniera ancora più evidente. Antonio si chiuse così all'interno di una tomba vicino al suo villaggio natale in una roccia, coperto solo da un panno ruvido. E poi qua viene il bello, la lotta contro il demonio. Proprio come Padre Pio, che ha avuto dei brutti segni da parte di Satana. Lì venne aggredito dal demonio e poi trovato senza sensi. Condotto nella chiesa del villaggio, si riprese e decise di spostarsi sul monte Pispier, verso il Mar Rosso. Giunto nel 285, vi rimase lì per 20 lunghi anni, mangiando solo quel poco pane che gli viene fornito, in rare occasioni. La sua ricerca costante di purificazione in questi anni si scontra nuovamente con i tormenti del demonio, come è successo anche con Gesù. Così ci incontriamo un'altra volta. Vedi, sono qui perché voglio mostrarti qualcosa. Conosci questa città? Vedi tutta questa ricchezza e potenza? Quello che hai visto è tutto mio. Tutti i regni del mondo sono miei, ma posso darli a chi vuoi. Ascolta, se tu ti prostrerai davanti a me, tutto questo sarà tuo. Vattene via, Satana. Sta scritto, solo al Signore Dio tuo ti prostrerai. Lui solo adorerai. Lui solo. Lui solo. Lui solo. Vattene via. Via! È giunto il tempo di lasciare il deserto, è tempo di andare tra la gente ad annunciare il regno di Dio. In seguito, molte persone intenzionate ad avvicinarsi a lui e a seguire il suo esempio, lo portarono via dal fortino in cui vive. Antonio decise di tornare alla cura dei malati, sia guarendoli dal male fisico, sia liberandoli dalle malizie del demonio. Infatti ricordiamo una cura per il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio. Non da me, povero e peccatore, esposto a tutte le tentazioni, dovete venire. Pregate il Signore, ringraziatelo per la sua infinita bontà. Guariscimi te, che il Signore ti ascolta. Ho qui una macchia rossa come il fuoco che mi dà grande dolore. Sant'Antonio mi ha scacciato questo fuoco. Sto bene. Contribuendo alla diffusione dell'anacoretismo, nel 307 riceve la visita del monaco Ilarione, desideroso di costituire a Gaza una comunità monastica. Pochi anni dopo, invece, a causa di una persecuzione messa in atto dall'imperatore Massimino Daia, Antonio torna ad Alessandria. Il suo scopo è quello di confortare i perseguitati. Pur non essendo egli colpito in prima persona dalla caccia contro i cristiani, sostenendo Atanasio di Alessandria nella lotta all'arianismo, Antonio passò gli ultimi anni della sua esistenza nel deserto della Tebaide, dove morì all'età di 105 anni. Antonio morì il 17 gennaio del 357. Il corpo venne tumulato in un posto segreto dai suoi discepoli. Tra i vari attributi iconografici attribuiti
all'immagine del santo ricordiamo la lettera Tau, minuscola e maiuscola, la croce a T, spesso di colore rosso, sulle vesti o all'apice del bastone, spesso raffigurato con una campanella. Un maiale ai suoi piedi, infatti, di chi ci stiamo parlando? Evi, la maialina di Taron? D'accordo, Evi. Stavo scherzando. È meglio che lo mangi. Dalben l'ha preparato apposta per te. Il fuoco sul libro o ai piedi richiama la protezione del santo sui malati del fuoco di Sant'Antonio. Un serpente, simbolo della crudeltà e della barbarie, schiacciato dal suo piede. Un'aquila accanto a lui. Che dire? Sant'Antonio Abate, da questo punto di vista, viene definito come protettore degli animali e infatti in due città dell'Italia viene onorato come patrono di tale cittadina, infatti in due città del sud Italia: Vibonati in provincia di Salerno, Novoli in provincia di Lecce, che lo considerano vero e proprio patrono. A Novoli fanno qualcosina in più oltre alla processione e la benedizione degli animali, la cosiddetta focara. Ragazzi, la focara è una specie di falò simile a quello che fanno all'Immacolata e Santa Lucia. Beh, che dire, questa in breve è la storia di Sant'Antonio Abate. Il video può anche finire qua. Se siete d'accordo con me, un bel mi piace, se non lo siete, un bel mi piace lo stesso. Iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanellina per non perdere nessun video. E seguite me, Peter Paul, e dietro di quelli a K101 nella nostra pagina Facebook. L'Italia nella tradizione popolare e religiosa, dove proprio oggi, 17 gennaio, vi teniamo ben aggiornati sulla festa di Sant'Antonio Abate, specialmente a Novoli, provincia di Lecce. E seguitemi anche nel profilo Instagram ufficiale, GabbyDiMao4Official. Dove io tutto contento pubblico dei post al limite del paranormale. Beh, dedico questo episodio del catalogo, vi racconto una storia a tutti coloro che amano gli animali, compreso me, e saluto con questo video ad Animale Mania, un mio follower proveniente da Bari. Da Gabri Mao e Sant'Antonio Abate è tutto, e ci vediamo in un prossimo esilarante video. Ricordatevi ragazzi, gli animali sono un dono della natura. E non è giusto maltrattarli. Rispettateli come se foste parte della vostra umanità. Ciao ciao a tutti. Trattenete qualcosa per noi? Molto poco. Noi dobbiamo vivere in assoluta povertà. E il resto, come sempre ci ripeti, lo daremo tutto ai poveri e ai bisognosi. Qualcosa lo dobbiamo tenere anche ai tuoi animali. Non sono miei. Sono creature di Dio, e se Dio le ha create, devono vivere. Amandole, si ama Dio. Antonio visse oltre 100 anni e fu considerato il protettore degli animali domestici, il guaritore dell'ignis sacer, cioè il fuoco sacro, cioè il fuoco di Sant'Antonio.